E buongiorno ragazzi, benvenuti su Let's Talk About, io sono Saga e in questo video parleremo di Crypto.com e vi spiegherò perché secondo me è una delle piattaforme centralizzate più sicure e più belle in assoluto da utilizzare, sia per la compravendita cripto, quindi per comprare e vendere cripto, sia per lo scambio e sia per la detenzione. Questo discorso però è molto delicato e ne parliamo dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video perché mi interessi tantissimo a far crescere il canale e se non l'avessi già fatto anche di iscriverti al canale e premere anche sulla campanella così verrai notificato non appena pubblicherò un nuovo contenuto. In questo video parleremo di Crypto.com perché, come ti ho già detto, secondo me è una delle piattaforme centralizzate più interessanti da usare per vari motivi. Al primo posto c'è assolutamente la sua famosissima carta. Allora, questa carta negli ultimi anni, nell'ultimo anno, diciamo, è stata depotenziata sicuramente perché c'era un cashback più alto, il cashback è stato abbassato, c'erano le commissioni a zero su qualsiasi cosa, adesso su certi servizi c'è un po' di commissione, resta il fatto che questa carta rimane comunque ancora una figata. Una figata in primis perché fa bene il lavoro per cui è stata pensata, ovvero spendere le nostre cripto, perché è questo che serve principalmente, ovvero io ho delle cripto su Crypto.com, se voglio spenderle non devo fare un bonifico sul conto corrente, mandarle in banca, poi dalla banca spenderle, ma posso spenderle direttamente dall'applicazione, come faccio? Semplicemente sposto istantaneamente le mie cripto sulla carta, in quel momento avviene una vendita, ricarico la carta, questo assolutamente senza commissioni, e spendo le mie cripto. In più il cashback c'è ancora, è vero che è stato abbassato, è vero che prima era 3%, adesso è diventato 2%, tutto quello che vi pare. Resta il fatto che il cashback c'è ancora, se noi paghiamo normalmente con il nostro banco ma della banca non abbiamo assolutamente nessun cashback. Quindi possiamo anche pensare non solo di utilizzare la carta per spostare le cripto e pagare con le cripto, ma anche proprio per usarla come carta ricaricabile, quindi andiamo a ricaricarla con un bonifico e poi ogni volta che spendiamo dei soldi, soldi ricaricati in modo normalissimo senza essere stati cripto prima, ci viene dato un cashback in cro. Ci sono diverse carte, quella che comincia ad avere senso è la Ruby, costa poco, o meglio non è che costa, noi per avere una carta tipo la Ruby dobbiamo mettere in staking delle CRO, per avere la Ruby dobbiamo mettere 350 euro di CRO in staking. La cosa ottima ora è che siamo in bear market, quindi le CRO costano pochissimo, noi con 350 euro di CRO ne compriamo una valangata. Quando il mercato si riprenderà e ricomincerà magari una bull run, ecco che le CRO andranno a salire ed ecco che il nostro investimento di 350 euro in CRO per avere la carta potrebbe benissimo salire e quindi i nostri 350 euro potrebbero crescere parecchio. Nonostante noi questi soldi li abbiamo comunque fermati per la carta, ricordatevi, non sono assolutamente spesi, sono lì fermi in CRO. Con questa carta abbiamo già il primo cashback, quindi se non vi interessa investire in CRO ma volete questa carta, assolutamente la Ruby è quella che fa per voi. Inoltre, col codice referral che vi lascio qui sotto, appena attivate la Ruby, Crypto.com vi regala 25 euro in CRO. Questi 25 euro non sono vincolati, quindi potete farne che cosa volete. Potete anche prenderli subito e convertirli sulla carta e avere subito 25 euro da spendere. Quindi comunque investite 350 euro e sono lì fermi. Li tenete lì fin quando crescono, insomma fate che vi pare. I 25 euro che vi danno potete o comprare altri CRO o spenderli o fare che vi pare, insomma la cosa mi pare ottima. Per quanto riguarda invece la ricarica, possiamo ricaricarla come vi ho detto col bonifico, mandiamo un bonifico su questa carta e la carta viene ricaricata gratuitamente, oppure possiamo ricaricare la carta con un'altra carta, quindi con un bancomat o con un'altra carta di credito possiamo ricaricare. In questo caso abbiamo una piccolissima commissione, a parer mio è meglio fare il bonifico così non paghiamo niente e siamo tutti contenti. Ma se questa carta è una delle cose più belle di Crypto.com, non è sicuramente l'unica. Anche solo per come è fatta l'applicazione vale la pena utilizzarla. Ovvero, questa app l'andate a scaricare su Play Store o su Google Store ed è un portale fatto apposta per smartphone. Se noi prendiamo ad esempio l'applicazione di Binance, sullo smartphone è molto più incasinata. Quella di Crypto.com è molto più pulita, si vede che è pensata per dispositivi mobili. Potete anche solo nella home page mettervi le vostre cripto preferite per vedere l'andamento. Quindi invece di andare su siti vari per vedere come vanno le vostre coin, vi fate la vostra home page su Crypto.com mettendo le vostre coin preferite ed ecco che aprendo l'applicazione vi fa vedere esattamente come sta andando quella coin. Potete vedere chiaramente il giornalmente, settimanalmente, mensilmente, per anno, potete fare che vi pare, tutto questo con il minimo sforzo, quindi motivo in più per utilizzare questa applicazione. Passiamo invece a un discorso molto più delicato, detenzione e guadagno. Vi ho fatto un video ormai qualche mesetto fa dove vi spiegavo che l'unico modo sicuro per detenere le vostre coin è
un wallet vostro, quindi meglio se hardware. Anzi, per hardware wallet chiaramente intendo ad esempio il Ledger, che è una chiavetta dove voi tenete sopra la vostra seed phrase e siete tranquillissimi. Se non hai visto questo video, assolutamente vattelo a recuperare, te lo lascio qua sotto in descrizione, perché è importantissimo. Devi assolutamente sapere di che cosa si parla quando si parla di wallet custodial, wallet non custodial, quindi recuperati questo video assolutamente, te lo lascio qua. È vero però che tanti di voi hanno paura dei wallet custodial, come ad esempio il Ledger. Perché? Perché mi fate la domanda: ma se perdo la seed phrase, che cosa succede? Ragazzo mio, se perdi la seed phrase succede che hai perso i tuoi soldi. Ovvero, se io devo recuperare il mio portafoglio e non ho più quella frase, io il mio portafoglio non lo recupero. Non esiste nessuno al mondo che mi possa aiutare a recuperare la seed phrase. Questa è la differenza dalle cose centralizzate e decentralizzate. Che se è decentralizzato avete tutto voi nella vostra tasca. Se lo perdete non esiste supporto clienti, non esiste aiuto, non esiste recupero, non esiste niente. Se perdete la seed phrase voi avete perso i soldi. Questo a molti di voi mette ansia e molti di voi non vogliono utilizzare i wallet custodial per questo motivo. Altra cosa che mi avete chiesto è: ma se mi rubano la seed phrase che cosa possono fare? Vi possono rubare tutto. Ti faccio un esempio: io riesco ad avere la tua seed phrase che hai sul Ledger, ok? Che cosa faccio? Compro un Ledger nuovo, quando lo accendo, invece di dirgli crea nuovo portafoglio, gli dico importa portafoglio esistente, metto la tua frase che ti ho rubato ed ecco che sul mio Ledger mi ritrovo tutti i tuoi soldi e posso fare cosa voglio, posso prelevarli tutti in un attimo. Quindi ovviamente il rischio è altissimo. È vero che essendo decentralizzato nessuno può bloccarvi i prelievi, nessuno può fermarvi i soldi, nessuno può fare niente, i soldi sono nella vostra tasca, ma è anche vero che dovete avere la testa sul collo e fare molta attenzione ai vostri dati, perché se i dati vengono gestiti male è tutto molto pericoloso. Se vuoi dei consigli su come gestire i tuoi dati, su come conservare la seed phrase, nel video che ti ho lasciato qua sotto trovi anche quello, quindi te lo ripeto ancora, guardalo assolutamente. Comunque, molti di voi non vogliono usare questi tipi di portafogli perché non se la sentono e quindi vogliono stare sulle piattaforme centralizzate, nonostante il casino che si è successo mesi fa con FTX che ha fallito ed ha rubato soldi a tutti, con le varie bank run, con delle CeFi che hanno fallito. E allora che cosa si fa? Si deve cercare quelle piattaforme che sono le più stabili, le più importanti, ed ecco perché anche qua io mi sento di dire che Crypto.com è una delle più sicure. Allora, intanto, a parer mio, è meglio diversificare, ovvero non tenere tutti i soldi sullo stesso CeFi. Quindi, che ne so, usate Binance perché è il più grande, perché vi fidate, perché che vi pare, benissimo, uso Binance anch'io, però diversifichiamo magari, quindi non mettiamo tutto su Binance, mettiamo un po' su Binance e un po' da altre parti. Le altre parti, appunto, uno può essere proprio Crypto.com. Perché dico questo? Nel momento tragico delle piattaforme centralizzate sono partite delle bank run su vari portali, tra cui Crypto.com. Le bank run sono la prima cosa in assoluto che fa cascare le piattaforme centralizzate. Perché? Perché questa piattaforma si trova a dover gestire dei prelievi massicci tutti insieme e può non avere la liquidità di farlo. E se questa piattaforma ha lavorato male e magari ha usato i soldi proprio come non doveva utilizzarli, la piattaforma va in bancarotta. Bene, Crypto.com si è beccata una bank run gigantesca sui denti, ci sono stati dei prelievi altissimi e non si è mossa di un millimetro. Ha dato tutti i soldi a chi li voleva prelevare e non ha avuto il minimo problema, se non di piccoli rallentamenti sui prelievi, ma proprio perché si era intasata la rete, quindi questo è un altro discorso. Ha pagato tutti ed ha continuato a funzionare. Questo chiaramente a me mi ha riempito di fiducia e do a Crypto.com tutta la fiducia. Quindi, a parer mio, se vuoi utilizzare una piattaforma centralizzata, Crypto.com è eccezionale, sia per i servizi che dà, sia per come funziona, sia per la stabilità e sia per quella carta che io davvero adoro. Parliamo invece di guadagno, perché la differenza di tenere i soldi su una CeFi o sul nostro wallet è che sul nostro wallet non sono a rendita, sulla CeFi invece possiamo metterli a rendita. Infatti Crypto.com ha una sezione che si chiama Earn, dove noi possiamo mettere le nostre coin tutte a rendita. Ci sono scadenze diverse, possiamo fare un mese, due mesi o tre mesi, e ci sono chiaramente delle percentuali diverse a seconda della coin. Questo è comunque un ottimo modo per andare a investire le nostre cripto, farle lavorare e non tenerle lì ferme a far niente. Sappiate che queste percentuali possono salire a seconda di che carta avete, quindi qua ci ricolleghiamo alla carta. Se fate la carta dalla Jade in su, tutte le percentuali dell'Earn vanno a salire. La Jade costa però 3.500 euro in CRO, quindi dovete mettere in staking 3.500 euro, ma qua mi ricollego al discorso di prima. Siamo in bear market, le CRO costano pochissimo, con 3.500 euro ne comprate una vagonata, se il bull market dovesse mai ripartire, quei 3.500 andranno a moltiplicarsi, quindi c'è da ragionare. Comunque, fatto questo, che cosa succede? Che la vostra carta diventa Jade, sale il cashback, quindi avete un cashback maggiore,
e salgono tutte le percentuali del crypto earn. Quindi se avete intenzione di mettere parecchie crypto in earn su questo portale, prendete in considerazione di fare questa carta. Per quanto riguarda il referral, anche qua il discorso è lo stesso: facendo la Jade, Crypto.com con il mio referral vi regala $25 che potete spendere subito e come vi pare. Per quanto riguarda l'acquisto, la vendita e lo scambio di crypto, questa applicazione ha un'interfaccia semplicissima, le commissioni sono molto basse, ma attenzione perché c'è dello spread. Che cos'è lo spread? Detto in breve, lo spread è la differenza che c'è tra il valore d'acquisto e il valore di vendita. Ad esempio, se io voglio comprare una cosa, magari mi costa 5, ma se la vado a vendere a 4.9. Questo 0,1 è lo spread che c'è, quindi la differenza che ho tra l'acquisto e la vendita. Quindi le commissioni sul portale sono bassissime, ma occhio sempre allo spread quando andate a comprare o vendere cripto su questo portale. Se volete risolvere il problema dello spread, potete utilizzare crypto.com exchange da computer e in quel caso lo spread scende praticamente a zero, le commissioni crollano tantissimo e potete fare il vostro acquisto di criptomonete tranquillamente e poi passare gli acquisti che fate su crypto.com exchange alla crypto.com app, metterli in earn, fare che vi pare. Qua andiamo un pochino più sul complicato, però se siete un pochino più esperti chiaramente questa è la via migliore per risparmiare soldi e avere tutti i servizi di crypto.com. In conclusione, a parer mio, questa applicazione è assolutamente da scaricare e intanto provare. La guardate, vi fate la vostra home page con le vostre coin preferite giusto per tenerne traccia. Guardate come funzionano tutte le carte. Guardate se una di queste carte vi interessa. Se vi interessa, fatela perché ne vale assolutamente la pena. A lungo andare, tra cashback vari e earn che vanno a salire, chiaramente andrete a farci parecchi soldi, quindi assolutamente da prendere in considerazione. In più, se dovete tenere delle coin e non volete tenerle sul vostro wallet custodial, ripeto, tenere tutto su Binance come il 90% delle persone fa, a me non piace molto, perché non si sa mai, io lo so che Binance vi sembra sicuro, che Binance è il numero uno, siamo d'accordissimo. Resta il fatto che tenere tutto su un solo portale, è meglio diversificare. Pensate un po' chi teneva tutto su FTX perché pensava che era sicuro, che fine che ha fatto. Quindi sempre meglio diversificare un po' qua e un po' là. Io per questo video ti ho raccontato tutto quello che volevo raccontarti. Se hai domande su crypto.com, scrivi pure qua sotto nei commenti quello che vuoi, io sicuramente ti andrò a rispondere. Se invece utilizzi già questa applicazione e vuoi darmi il tuo parere, anche in questo caso commenta pure qua sotto. Se non l'avessi già fatto, ti chiedo ancora di lasciare un bel like su questo video perché mi aiuteresti tantissimo a far crescere il canale e ti chiedo anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella, così verrai aggiornato non appena pubblicherò un nuovo contenuto. Io ti ringrazio ancora e noi ci vediamo nel prossimo video.